È stato firmato questa mattina dai presidenti Alberto Cirio e Giovanni Toti il protocollo di intenti per la reciprocità vaccinale in ambito turistico tra Piemonte e Liguria. L'accordo è stato pensato per favorire nella stagione estiva la vaccinazione dei rispettivi abitanti in vacanza, sulla costa ligure o sulle montagne piemontesi. Presenti alla firma anche il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, l'assessore alla sanità Luigi Genesio Icardi e in videocollegamento l'assessore alla cultura, turismo e commercio Vittoria Poggio. Dico che dal momento che vaccinarsi è fondamentale per ripartire, così come è fondamentale avere rispetto dei piemontesi che finalmente riescono ad assaporarsi un po' di vacanza in Liguria, noi come regioni proponiamo di poterli vaccinare nella Liguria se sei piemontese, in Piemonte se sei ligure, in uno scambio e in un accordo reciproco che è finalizzato a favorire il vaccino, a favorire la salute e anche andare incontro alle esigenze dei nostri piemontesi. La sinergia prevede che il soggiorno debba avvenire a scopo turistico tra metà giugno e metà settembre e per una durata di almeno 7 giorni. Sono contento che i piemontesi possano tornare in Liguria in vacanza perché per un anno e mezzo hanno faticato a spostarsi come i liguri hanno faticato a spostarsi dalle loro case, quindi che siamo nella giusta direzione, che bisogna fare tutto per incentivare la campagna vaccinale, per portare più vaccini possibile ai nostri cittadini, per mettere in sicurezza tutti, che bisogna far ripartire il paese, che è un accordo che ci aiuta a garantire il diritto alla salute e anche la ripartenza di questo paese. Quindi credo che vada in entrambe le direzioni prioritarie che la politica deve prendere. Il documento è stato trasmesso al commissario straordinario generale Figliuolo per le valutazioni. Se arriverà il via libera da Roma, si partirà al più presto.